30 righe, nero su bianco, per chiedere un nuovo incontro all'amministratore delegato Giuseppe Bono prima dell'arrivo del Papa ad Ancona, previsto per il prossimo 11 settembre. Il nuovo martedì della collera della Fincantieri si svolge con tutti i lavoratori assemblati davanti all'ingresso del cantiere, orecchie tese ad ascoltare il contenuto della missiva che viene letto dai rappresentanti sindacali. Abbiamo con noi, c'è scritto, la solidarietà della città, delle istituzioni, della Chiesa e la disponibilità del sistema creditizio locale a farsi carico dei nostri problemi. Pertanto le chiediamo la disponibilità a prevedere nei giorni di settembre la sua presenza per discutere degli impegni che lei si era già assunto con le istituzioni locali lo scorso 20 gennaio per far sì che questo cantiere torni vivo di lavoro e prospettive. I lavoratori si muovono ed entrano all'interno dell'area del cantiere per recapitare la lettera ai direttori della produzione e del personale affinché si facciano ambasciatori nei confronti di Bono. Telecamere e macchine fotografiche non possono entrare, rimanendo in attesa della fine dell'incontro. Non vogliamo essere i soli a dover essere, come dire, i cercatori delle soluzioni dalle banche alle istituzioni, eccetera. L'azienda, con l'amministratore delegato in primis, bisogna che si assume le proprie responsabilità. Questi lavoratori hanno sempre avuto un comportamento ineccepibile ed anche oggi l'abbiamo fatto con molta civiltà. Però hanno bisogno di risposte vere e concrete. Basta con la visibilità, questi lavoratori hanno bisogno di lavoro, ferro, di commesse, di navi. In tutte queste vicende, gli incontri con le istituzioni, con la regione, con le banche, è mancata sempre Fincantieri. Io credo che sia giusto aver scritto questa lettera a Bono, perché poi, cioè, qua abbiamo messo in piedi il tavolo, come si dice, di regia, ma manca l'attore principale, perciò Fincantieri.